Dunque, Barbara, l'olio è qualcosa di ambiguo, un po' come il vino. E questo noi lo leggiamo già nei testi più antichi della cultura occidentale. Già nell'Iliade si parla di Era che per distogliere il consorte dalla guerra tra i greci e i troiani unge il proprio corpo di un olio ambrosio, appunto utilizzandolo come strumento di seduzione. E quindi già qui emerge l'idea che l'olio possa essere qualcosa di pericoloso, qualcosa che può spingere ad azioni immorali. Sì, purtroppo anche il mondo dell'olio può essere interessato da pratiche immorali, soprattutto in annate un po' sfortunate. Pensiamo ad esempio a pratiche agronomiche errate, in particolare la difesa fitosanitaria, quindi un eccessivo numero di trattamenti contro la mosca, o il mancato rispetto del tempo di carenza, o l'utilizzo di prodotti che non sono autorizzati per l'olivo. Immorale potrebbe essere anche la commercializzazione di oli di altre provenienze come fossero oli italiani o di oli di altre regioni come fossero oli marchigiani, ovviamente tradendo la fiducia del consumatore. Ma immorale può essere anche vendere un olio come extravergine di oliva nonostante non abbia tutti i requisiti per essere classificato extravergine. Tutti conoscono l'acidità, è un parametro, è un'alterazione, quindi più è bassa e meglio è, il limite massimo per l'extravergine è 0,8%, ma ci sono tanti altri parametri oltre all'acidità che servono a classificare un olio. Tantissimi sono chimici, ma c'è anche il parametro sensoriale, quindi per essere extravergine un olio non deve assolutamente presentare difetti a livello sensoriale e deve avere la caratteristica positiva di fruttato, quindi non necessariamente un olio genuino, fatto con tanto amore dal produttore, è un olio extravergine di oliva. E quindi il panel test, che non è l'assaggio dell'olio col pane, come molti consumatori piacevolmente credono, ma è una metodica codificata dalla normativa comunitaria internazionale relativa all'assaggio degli oli, fatto da un gruppo di assaggiatori, esperti, selezionati, addestrati, e devono essere almeno 8, che operano in un laboratorio di analisi sensoriale con le cabine di degustazione, il bicchiere blu, per andare a valutare di tutto di più dell'olio e quindi arrivare alla fine alla classificazione merceologica. Non dimentichiamo poi l'utilità dell'olio, anche questo attestato dai testi dei filosofi antichi. Già Senofonte ci dice che Socrate sosteneva che l'unico profumo degno di un maschio, quindi che attestava la virilità, era il profumo di olio che, con cui gli atleti si ungevano prima delle gare, mentre al contrario i profumi erano segno di effeminatezza, quindi spingevano, potevano spingere verso azioni amorali. Quindi è chiaro che l'olio ha anche una valenza assolutamente positiva. Tra l'altro l'olio è il dono di un dio, esattamente come il vino è il frutto, è il dono del dio Dioniso, così l'olio è il frutto della dea Atena, che aveva posto un albero di olivo ai margini della città di Atene, e questo olivo serviva appunto a sanare le ferite e anche a offrire nutrimento alla popolazione. L'olio è prezioso, è quel filo d'olio che aggiungiamo possibilmente a crudo sulle nostre pietanze, ci regala salute e piacere. Ovviamente deve essere buono. Salute perché l'olio è una spremuta di olive, quindi ne conserva la composizione peculiare in acidi grassi, quindi è molto ricco di acido oleico, che è un acido grasso monoinsaturo, che ha tutta una serie di vantaggi rispetto ai saturi, che sono quelli dei grassi animali con problemi di colesterolo, ma anche rispetto ai poliinsaturi, quindi quelli degli oli di semi che si ossidano più facilmente. È ricco di acidi grassi essenziali, quindi famosi omega 3, omega 6, che l'organismo non riesce a sintetizzare da solo, ma deve assumere con l'alimentazione. Ha una composizione in acidi grassi che è molto simile a quella del latte materno, per cui è molto indicato un olio da olive buono, anche per i bambini piccoli dopo la fase di svezzamento, in sostituzione del latte materno, ma è molto indicato anche per gli anziani, perché è altamente digeribile. In più, gli oli di elevata qualità sono anche ricchi di antiossidanti naturali, quindi i famosi polifenoli, che proteggono sia l'olio dall'ossidazione, ma anche le cellule dell'organismo umano dall'ossidazione, da fenomeni tumorali, dall'invecchiamento cellulare, dal rischio cardiovascolare. Sì, ma come facciamo però ad attestare la qualità di un olio? Per riconoscere la qualità basta assaggiare, ovviamente con un minimo di informazioni su quelli che sono i profumi e i sapori dell'olio buono.
Il colore non è importante per definire la qualità dell'olio ed è per questo che gli assaggiatori assaggiano nel bicchiere ufficiale che è blu, proprio per non essere condizionati. È molto importante invece l'odore, quindi dobbiamo percepire in un olio di qualità la sensazione di fruttato, quindi sensazione di frutto. L'olio è fatto con le olive e deve ricordare nell'odore e poi anche nel sapore l'oliva sana, fresca, tendenzialmente acerba. Questo fruttato può essere arricchito di sensazioni che dipendono soprattutto dalla varietà di olivo e che si esaltano nel caso degli oli monovarietali, quindi ottenuti a partire da una sola varietà di olivo, quindi ad esempio la mandorla, il carciofo, il pomodoro, i frutti di bosco. In bocca poi l'olio deve essere amaro e piccante, non possiamo percepire il dolce, non si sente l'acidità dell'olio, non ci sono i sali, l'amaro è positivo, così come è positivo il piccante che percepiamo però in gola facendo quel classico verso che fanno gli assaggiatori di olio che si chiama strippaggio. Quindi con denti stretti, labbra semichiuse, aspiriamo aria tra i denti per nebulizzare l'olio, in modo tale che le goccioline piccole che si formano risalgono per via retronasale e sentiamo gli aromi, e portando l'olio all'inizio della gola sentiamo se pizzica, come quando mangiamo peperoncino. Quindi amaro e piccante sono grandissime caratteristiche di pregio degli oli proprio perché legate ai polifenoli, quindi agli antiossidanti. E non è un caso allora che anche nei testi filosofici antichi ci siano molti riferimenti all'importanza e addirittura alla sacralità dell'olivo. Basti pensare che Aristotele, nella Costituzione degli Ateniesi, scrive proprio che chiunque avrà abbattuto un albero di olivo, sia di proprietà privata sia di proprietà dello Stato, e che sia stato considerato colpevole, ebbene questo soggetto, questo individuo deve essere condannato a morte, a dire dell'importanza e del valore dell'olivo e della sua sacralità. L'olivo è sacro, con le sue chiome argentate colora le colline marchigiane in tutte le stagioni dell'anno, essendo una pianta sempre verde, e con i tronchi contorti e cariati, che sono dei veri e propri monumenti della natura, testimonia proprio la presenza di questa coltivazione da secoli nel territorio marchigiano. Si parlava dell'olio de Marchia già nel Medioevo. L'olio marchigiano veniva venduto ai commercianti veneziani a Firenze ad un prezzo superiore rispetto ad altri oli in virtù del suo colore e sapore. E quell'identità dell'olio marchigiano ci piace pensare che fosse legata proprio alle varietà autoctone, quindi piante storiche presenti nel territorio da tantissimi anni, quindi un ricchissimo patrimonio di biodiversità olivicola. Nelle Marche abbiamo circa 20 varietà di olivo, per ricordarne alcune, partendo da nord, quindi la Raggiola in provincia di Pesaro Urbino, la Raggia nella fascia litoranea della provincia di Ancona, la Mignola a cavallo tra Ancona e Macerata e ancora Coroncina, Piantone di Mogliano, Orbetana in provincia di Macerata, nel Fermano, Sargano di Fermo e Piantone di Falerone, nell'Ascolano, Carboncella e lei, la regina delle olive da mensa, quindi l'Ascolana tenera, che tutti ci invidiano in tutto il mondo proprio per le olive fritte e ripiene all'Ascolana, che è anche una DOP, oliva ascolana del Piceno, per olive verdi in salamoia e olive fritte ripiene. L'Ascolana produce anche un ottimo olio con profumo di pomodoro e questi profumi legati all'erba appena tagliata, al pomodoro, alla mandorla, al carciofo e ai frutti di bosco sono legati a queste numerose varietà che abbiamo nel nostro territorio. E tutte queste sfumature unite alle diverse intensità di amaro e di piccante ci permettono di giocare con gli abbinamenti, quindi unendo questi oli ai piatti tipici della tradizione marchigiana, a ricette del territorio, ma anche ai prodotti della biodiversità, consapevoli che l'olio non è un semplice condimento, quindi che serve semplicemente ad ungere un piatto, ma è un alimento vero e proprio che apporta nutrizione, salute e soprattutto piacere, regalandoci delle emozioni. E quindi ecco che il pensiero più in generale della filosofia sembrano rientrare anche in quest'ambito, come l'olio, così legato alla terra, in cui sembrerebbe che il pensiero rappresenti qualcosa di molto distante. E invece, appunto, il pensiero può servire sia nelle fasi della degustazione, della produzione, della conservazione, come abbiamo visto, ma più in generale può servire a quella questione a cui tu prima facevi riferimento, che è la qualità. Perché il pensiero serve a qualificare l'esistenza e a spostarci dal piano del necessario, cioè della pura sopravvivenza, al piano del bello, cioè al piano del viver bene. Allora forse potremmo dire che questa chiacchierata la potremmo sintetizzare con l'icona della pianta, più nello specifico della pianta di olivo, quindi come ciò che è radicato a terra con le sue radici, ma che contemporaneamente ci spinge verso l'alto e quindi verso il cielo.